buongiorno. Oggi vediamo il primo dispositivo a semiconduttore. In particolare studieremo il diodo. Studieremo questo dispositivo prima guardandone soltanto le caratteristiche ai terminali, quindi vedendo quali sono le relazioni, la relazione tra la tensione e la corrente ai capi. E poi però utilizzeremo questo componente per cominciare a studiare i semiconduttori, cioè tutti quei materiali che consentono poi di ottenere dispositivi come il diodo, ma anche e soprattutto i dispositivi attivi, quindi il transistore, il MOSFET, quindi i dispositivi che ci consentono poi di realizzare gli amplificatori. Dal punto di vista dei terminali, il diodo è un dispositivo a due terminali che ha un simbolo disegnato in questo modo. Abbiamo una freccia e due terminali. Un terminale viene denominato anodo, l'altro terminale prende il nome di catodo. Il tipo di simbolo, la freccia, indica il fatto che la peculiarità di questo dispositivo, cioè il fatto che questo è un dispositivo che conduce corrente soltanto quando la corrente va in questa direzione. Questa direzione sarà quella che noi sceglieremo come verso positivo della corrente che attraversa il dispositivo e quindi per la convenzione dell'utilizzatore per noi la tensione sarà positiva quando il più della tensione è applicato all'anodo. Questo dispositivo è un dispositivo fortemente non lineare. Se voi pensate per esempio all'altro dispositivo bipolo che avete studiato, la resistenza è un dispositivo lineare, la relazione che c'è stata tra la tensione e la corrente ai suoi capi è proporzionale, V uguale R per I. In questo caso questo dispositivo ha un comportamento fortemente non lineare. Cominciamo col vedere come si comporta un diodo ideale. Quindi, immaginiamo di avere a disposizione un componente ideale e vediamo idealmente come si comporta o comunque come noi desideriamo che si comporti questo dispositivo. Il dispositivo ideale si comporta essenzialmente come interruttore. In particolare, che cosa abbiamo? Quando applichiamo una tensione positiva in questo verso, quindi una tensione con il potenziale più alto all'anodo, questo dispositivo si comporta come se fosse un cortocircuito. Quindi io che cosa ho? Ho che questo dispositivo viene attraversato da una corrente e ai capi di questo dispositivo trovo una differenza di potenziale nullo. Quindi esattamente un cortocircuito, assimile al comportamento di un cortocircuito. Viceversa, quindi questo succede quando la V è positiva. Viceversa, quando noi applichiamo la tensione nell'altro verso, cioè con il più, diciamo, della batteria verso il catodo, questo dispositivo si comporta come se fosse un circuito aperto. Quindi, un circuito attraverso il quale io non posso avere il passaggio della corrente elettrica. Quindi, se la tensione è negativa, la corrente che attraversa questo dispositivo è nulla. Se io volessi schematizzare queste due frasi che ho detto, disegnando la caratteristica tensione-corrente di questo dispositivo, che cosa dovrei disegnare? La caratteristica tensione-corrente che cos'è? È un grafico nel quale io ho sull'asse delle ascisse la tensione, i capi del diodo, e sull'asse delle ordinate la corrente che lo attraversa. Allora, se io volessi disegnare su questo asse questo comportamento, che cosa dovrei dire? Che quando la tensione è negativa, quindi su questo semiasse, la corrente che passa nel dispositivo è zero. Quindi questa qua
è il primo tratto della caratteristica. Quando la tensione che io applico è positiva, nel dispositivo scorre una corrente, ma è una corrente che attraversa un cortocircuito, quindi con una differenza di potenziale capi del diodo nulla. Quindi quest'altro tratto di caratteristica. Quindi, come vediamo, un dispositivo assolutamente non lineare. Chiaramente, quando io poi andrò a realizzare il dispositivo con la tecnologia che ho a disposizione, il comportamento non posso sperare che sia quello ideale, ma vedremo che sarà comunque un comportamento che approssima questo tipo di caratteristica. Prima di andare a vedere come si comporta il diodo reale, soffermiamoci un attimo su quali possono essere le applicazioni di un componente che ha questo tipo di comportamento. Come troverete anche sul vostro testo, una delle applicazioni dei diodi è quella della realizzazione dei raddrizzatori di tensione. Che cos'è un raddrizzatore di tensione? Supponiamo di avere un circuito fatto in questo modo, e quindi di avere una tensione sinusoidale V con I all'ingresso di questo circuito, un diodo, un carico che immagino essere un resistore di valore R, e andiamo a valutare la tensione che io trovo ai capi di questo carico. Okay? Quindi questo è un circuito elementare dove ho un generatore sinusoidale, un diodo e una resistenza. Supponiamo quindi che la tensione di ingresso sia una sinusoide nel tempo a media nulla. Quindi io avrò un segnale di tensione di questo tipo. Qual è il segnale che andrò a rilevare sulla resistenza? Nel caso in cui il segnale di ingresso si trova sulla sua semionda positiva, qui io ho una tensione positiva, quindi l'anodo del dispositivo si trova a tensione più alta del catodo. Per quello che abbiamo detto, il dispositivo si comporta come se fosse un cortocircuito. Se si comporta come un cortocircuito, che vuol dire? Che io ho il generatore di tensione direttamente collegato alla resistenza. Quindi la tensione, così come la vedo sull'ingresso, la troverò sull'uscita. Durante la semionda negativa, io avrò che qui avrò il potenziale più basso, avrò una tensione negativa. La tensione negativa, il meno sull'anodo, fa sì che questo dispositivo si comporti come un circuito aperto, quindi è come se io qui avessi interrotto il collegamento elettrico, non posso avere corrente, la tensione ai capi della resistenza vale zero. Per cui durante la semionda negativa la tensione è zero, salvo poi riproporsi in maniera periodica. Quindi questo semplice circuito che cosa mi ha permesso di fare? Di passare da una tensione a media nulla a un segnale unipolare, cioè sempre positivo, e a media diversa da zero. Quindi questo è il primo elemento che mi permette poi la realizzazione di raddrizzatori di tensione o alimentatori o tutto questo tipo di applicazioni circuitali. Okay? Quindi questo è per darvi l'idea di qual è l'utilizzo di questi dispositivi. Quindi, detto questo, passiamo a vedere invece qual è la caratteristica del diodo reale.
partiamo sempre dallo stesso grafico, abbiamo in ascissa la tensione in ordinata alla corrente che attraversa il diodo, diciamo non in scala, la caratteristica di un dispositivo reale ha una forma di questo tipo qua. Possiamo evidenziare tre zone. Noi ci stiamo confrontando con quella che prima abbiamo definito caratteristiche. Il semipiano nel quale la tensione è positiva ai capi del diodo, quindi questa parte qua della caratteristica, in particolare il primo quadrante, individua la regione di polarizzazione diretta del diodo. Quindi questa qua osservare in polarizzazione diretta, quando la tensione è bassa, ora vediamo che cosa significa bassa, la corrente è molto piccola, quando la tensione applicata al diodo supera un certo valore comincia a circolare una corrente, e la cosa veramente importante è che la corrente cresce di ordine di grandezza senza che la differenza di potenziale ai capi del diodo cambi in maniera significativa. Che vuol dire questo? Che se noi andiamo a mettere dei numeri e consideriamo un dispositivo al silicio, un dispositivo commerciale, quando superiamo gli 0,5 volt la corrente comincia a diventare significativa, dopodiché la corrente comincia ad aumentare, la corrente aumenta di ordine di grandezza, ma la tensione ai capi del dispositivo difficilmente supera gli 0,7-0,8 volt. Quindi non è un cortocircuito, non abbiamo zero ai capi del diodo che conduce, ma abbiamo comunque una tensione molto piccola e che varia molto poco al variare della corrente. Possiamo poi individuare un'altra regione, che è questa regione che diciamo si estende da questo punto a questo punto. La tensione applicata questa volta ha il segno meno, siamo in polarizzazione inversa. Quindi questa regione qua, siamo in polarizzazione inversa. Idealmente in questa condizione io non dovrei avere un passaggio di corrente, invece ho una corrente negativa, quindi rispetto al simbolo è una corrente uscente da destra verso sinistra. La corrente non è zero, ma è una corrente comunque trascurabile. Trascurabile che significa? Che è una corrente che dovrebbe essere 10 a meno 10, 10 a meno 12 ampere. Quindi è comunque una corrente estremamente piccola, poi in molti casi è un po' più grande di questo numero, ma comunque siamo nell'ordine di correnti del nanoampere. E questa regione qui noi la chiamiamo regione di polarizzazione inversa. Che cosa vediamo però? Che è vero che io applico tensione negativa e questo dispositivo non conduce corrente, ma se io esagero con la tensione negativa che applico, ad un certo punto, se supero un certo valore che chiameremo VZK, in realtà la corrente cresce e io ho una forte corrente negativa che anch'essa circola con una tensione ai capi del diodo pressoché costante. Ok? Quindi io applico tensione negativa fino a un certo valore, non succede niente, c'è una corrente molto trascurabile, ma se supera un certo valore che viene chiamato
in generale K sta per PNI, ginocchio, quindi è la tensione di ginocchio, se io supero questo valore in realtà ottengo una forte corrente inversa nel diodo e questa corrente circola con un potenziale pressoché fisso ai capi del dispositivo. Questa regione qua noi la chiamiamo regione di breakdown. Breakdown sarebbe per rottura, in realtà il dispositivo non si rompe in quella regione, anzi molti diodi vengono realizzati ad hoc per lavorare in questa regione, perché si sfrutta il fatto di avere una corrente che comunque circola con una tensione ai capi del dispositivo pressoché costante. I diodi che si realizzano per lavorare in queste condizioni vengono detti diodi Zener. Andiamo a vedere come questa caratteristica può essere descritta in maniera analitica. Quindi andiamo a scrivere l'equazione della corrente. Riguarda le prime due regioni di funzionamento, quindi la polarizzazione diretta e la polarizzazione inversa, ci disinteressiamo della regione di breakdown, è possibile trovare un'equazione analitica che descriva il funzionamento del diodo. In particolare, questa equazione tiene conto che la relazione della regione di polarizzazione diretta è una relazione esponenziale. Quindi noi possiamo scrivere che la corrente del diodo è pari a, ora la scrivo poi, la corrente del diodo è legata in maniera esponenziale alla tensione ai capi del diodo e per una serie di coefficienti che adesso abbiamo. Quindi I è la corrente ai capi del diodo, V è la tensione ai capi del diodo, le altre grandezze chi sono? I con S è alle dimensioni di una corrente e viene detta corrente di saturazione inversa. Questa corrente diciamo che vale tra 10 a meno 10, 10 a meno 12. Eta viene detto coefficiente di idealità del diodo. Eta è una quantità che dipende essenzialmente dalla tecnologia con cui il diodo è stato realizzato. In generale i diodi integrati, quindi realizzati direttamente sul chip di silicio, hanno questo coefficiente eta che vale 1. I diodi discreti hanno questo coefficiente eta che vale 2. Il campo di variazione di questo coefficiente in ogni caso è tra 1 e 2. In una gran parte di applicazioni possiamo ritenere eta unitario. L'altro coefficiente, che è una quantità importantissima per l'elettronica, è VT, la tensione termica. Questa quantità noi la ritroveremo praticamente in tutte le i calcoli che faremo. La tensione termica a chi è uguale? È uguale a K T su Q. Chi sono questi tre fattori? K è la costante di Boltzmann,
T è la temperatura in gradi Kelvin e Q è la carica dell'elettrone. Questa tensione termica a temperatura ambiente, quindi immaginando i 25-27 gradi, vale all'incirca 25 millivolt, che è il numero che noi generalmente utilizzeremo quando andiamo a fare gli esercizi. Se vi fate i conti vale 26,32 e qualche cosa, diciamo che con buona approssimazione possiamo ritenere che la tensione termica a temperatura ambiente vale 25-26 millivolt. Quindi questi tre parametri caratterizzano la relazione tensione corrente ai gradi del tiro. Che cosa ci dice questa relazione? Che, supponendo anche eta uguale 1, se vogliamo, insomma, è poco influente, non appena la tensione ai capi del diodo è positiva e supera Vt anche di un paio di volte, quindi se Vt è 25 millivolt, basta che la tensione del diodo sia 50 millivolt, che è elevato a 2, diventi molto maggiore dell'unità. Per cui basta che la tensione superi, che ne so, i 50 millivolt, la corrente del diodo la possiamo scrivere banalmente con la sua relazione esponenziale. L'1 diventa trascurabile. Quindi questa parte di equazione descrive il funzionamento del diodo in polarizzazione diretta. Viceversa, sempre da questa equazione, vediamo che se la tensione ai capi del diodo è minore di 0, allora l'esponenziale è molto minore dell'unità, quindi lo possiamo trascurare rispetto all'unità, e la corrente diventa pari a meno IS. Quindi vedete, ritroviamo il fatto che in polarizzazione inversa abbiamo una corrente opposta alla direzione che noi abbiamo scelto come positiva, questa corrente è pressoché costante ed è molto piccola, la corrente di saturazione inversa. Va detto che chiaramente questa equazione che abbiamo scritto è un'equazione che dipende fortemente dalla temperatura, no? La tensione termica contiene la temperatura espressamente in gradi Kelvin, ma anche la corrente di polarizzazione inversa è una corrente che varia molto con la temperatura. Quindi questa caratteristica del diodo in realtà è una caratteristica che è dipendente dalla temperatura alla quale il dispositivo funziona. In particolare la IconS raddoppia all'aumentare della temperatura di 10 gradi, quindi ogni 10 gradi di aumento della temperatura la I con S raddoppia, e un altro, diciamo, effetto importante con la temperatura è che se io ho questa equazione scritta per una certa temperatura T con 1, se la temperatura aumenta avrò una traslazione verso l'asse delle ordinate della caratteristica con un coefficiente che poi vedremo nell'esercitazione circa 2 millivolt per grado centigrado, cioè aumentando la temperatura la caratteristica del diodo si sposta verso l'asse delle ordinate, la corrente di saturazione inversa cresce. Lunedì prossimo noi faremo in laboratorio l'esercitazione sulla parte
del Dio, dove vedremo anche questo tipo di comportamento. Facciamo qualche altra considerazione sulla caratteristica del Dio. Concentriamoci sempre sulla polarizzazione diretta, dove abbiamo visto che noi possiamo scrivere questa relazione. I uguale con S per E elevato a B su E da B. Questa relazione che cosa rappresenta? Rappresenta il legame tra la corrente e la tensione. Se io lo vado a tracciare questo legame, io avrò che questa relazione rappresenta il luogo dei punti rappresentato da questa caratteristica. Quindi, se io un qualunque punto io prendo sulla caratteristica del diodo è in questa relazione tra la tensione e la corrente. Chiaramente noi qua abbiamo esplicitato la corrente, ma possiamo anche metterla in forma di tensione. Che cosa possiamo fare? Possiamo scrivere che E elevato a V E da VT è uguale a I su I con S. Possiamo fare il logaritmo a ambo i metri e cosa otteniamo? Che V fratto E da VT è uguale al logaritmo naturale di su S. Quindi possiamo scrivere che V è uguale a E da VT per, passiamo al logaritmo decimale. Come si passa al logaritmo decimale? Si fa il logaritmo del rapporto diviso il logaritmo di E, che è la base del logaritmo naturale. La quantità 1 sul logaritmo di E vale 2,3. Se vi fate i conti, 1 diviso il logaritmo decimale del numero di Nevero è 2,3. Quindi in definitiva noi possiamo scrivere che la tensione è pari a 2,3 eta vt per il logaritmo decimale di su S. Che cosa ci serve questa equazione? Questa equazione ci può servire a mostrare come effettivamente io riesco ad avere grandi correnti con piccole differenze di potenziali ai capi del componente. Allora, immaginiamo di fare questa operazione, particolarizzare questa equazione generica per due punti della caratteristica. Quindi io prendo questo punto della caratteristica che avrà una certa tensione V1 e una certa corrente I1, e prendo un altro punto della caratteristica che ha però una corrente 10 volte più grande di questo valore qua. D'accordo? Quindi io mi vado a prendere due punti tali che i due sia 10 volte I1. Quindi questa equazione la vado a particolarizzare per il punto P1 e per il punto P2. Quindi che cosa otterrò? Che V con 1 è uguale a V
2,3 eta di t per il logaritmo di I1 su IS nel punto P2, P2 sarà pari a 2,3 eta di t per il logaritmo di I2 su IS. Se io sottraggo le due espressioni, quindi vado a calcolare V2 meno V1, V2 meno V1 sarà pari a 2,3 eta Vt per il logaritmo di I2 su IS diviso il logaritmo di I1 su IS per le proprietà dei logaritmi. Quindi per il logaritmo di 2 su 1. Se io ho scelto due punti per i quali questa corrente vale 10 volte questa, io ottengo il logaritmo in base 10 di 10, quindi 1. Ok, quindi questa parte qua vale 1. Quindi che cosa ho ottenuto? Ho ottenuto che un aumento di corrente di un ordine di grandezza, cioè una corrente 10 volte più grande di un'altra, io la ottengo con un delta V che è pari a 2,3 eta Vt. Ossia, se eta vale 1, Vt abbiamo detto vale 25 millivolt per 2,3, questa quantità è all'incirca 60 millivolt. Quindi la corrente ai capi del diodo, se pure aumenta di un ordine di grandezza, aumenta, ma la differenza di potenziale ai capi del dispositivo aumenta soltanto di 60 millivolt. Immaginate sempre, diciamo, di fare il confronto con il resistore. Un aumento di corrente implica un aumento proporzionale della tensione che cade sui capi. In questo dispositivo un aumento di un ordine di grandezza della corrente voi la avete con un aumento di 60 millivolt di caduta sui capi, quindi tutt'altro funzionamento. Questa equazione qua ci può tornare utile, e anche questa è una cosa che vedremo nell'esercitazione SPICE, anche per un'altra, diciamo, questione. Abbiamo detto che eta è un parametro che è strettamente legato alla realizzazione del diodo. La realizzazione, poi lo vedremo, di un dispositivo a semiconduttore non è una cosa banale, dentro intervengono tempi, temperatura, caratteristica del materiale, pressione, eccetera. Per cui quando uno realizza un dispositivo, a priori non conosce esattamente il valore di questo parametro. Allora lo deve andare a stimare. Allora, questa equazione qua in realtà ci dà una guida per andare a stimare questo parametro. Perché? Perché questa equazione che cosa mi dice? Che se io vado a realizzare un grafico tensione-corrente in scala semilogaritmica, questo grafico che cos'è? È una retta che ha questa pendenza. Guardate. Se io vado a fare questo grafico, qua metto la V, qua metto il logaritmo decimale di I, io ottengo una retta che ha coefficiente angolare 2,3 eta di T. Quindi una retta. Se voi andate a misurare il coefficiente angolare di questa retta, il coefficiente angolare di questa retta sarà 2,3 eta di T, questo lo conoscete. Vt lo conoscete, vi potete ricavare eta. E questa è un'altra delle
delle applicazioni che noi vedremo. Quindi, partendo dalla caratteristica in scala semilogaritmica, ricavare il coefficiente di idealità del diodo. Ok? Chiaramente, a seconda del valore, diciamo, di eta, questo coefficiente potrà passare dai 60 ai 120 millivolt, ma sempre lineare è la relazione. Cosa, diciamo, si dovrebbe chiedere come si risolve un circuito che contiene all'interno un elemento non lineare come un diodo. Quindi immaginiamo di avere questo circuito, un circuito banalissimo, dove abbiamo una batteria, una resistenza e un diodo. Supponiamo anche di metterci dei valori. Abbiamo una batteria di 5 volt, abbiamo una resistenza di 1 kilo. Poniamo questo problema: come me la calcolo la corrente di questo circuito? Procedereste voi se questo fosse un normale circuito batteria e due resistenze? Uno che cosa fa in genere se si vuole calcolare la corrente, le tensioni e i cavi di ogni singolo elemento? Si scrive i principi di Kirchhoff. Allora, io qui, questo è un circuito dove c'è un'unica corrente, che è la corrente che attraversa il diodo che poi passa nella resistenza, quindi ciò la ID. Chiaramente, se passa una corrente ai capi del diodo avrò una caduta di con D, così come avrò una caduta di con R ai capi della resistenza. Per come abbiamo messo la batteria, questo diodo lavora sempre in polarizzazione diretta, perché noi abbiamo la tensione positiva sull'anodo. Che cosa posso scrivere? Se vado a scrivere il principio di Kirchhoff, potrò scrivere sicuramente che VDD, cioè la tensione che io ho fornito dall'alimentazione, è pari alla caduta sul diodo più la caduta sulla resistenza. Ma la caduta sulla resistenza noi la sappiamo scrivere, perché quella è proprio R per I. In questa equazione qua io ho due incognite, la tensione ai capi del diodo e la corrente che passa. Quindi che cosa ci devo aggiungere? Ci devo aggiungere il legame tra tensione e corrente ai capi del diodo. A questo punto io ho due equazioni in due incognite e potrei andarmi a calcolare la corrente.
Nell'ipotesi che io volessi risolvere questo esercizio banale con la carta e la penna, che dovrei fare? Dovrei probabilmente utilizzare un metodo di tipo ricorsivo, immaginare un valore, metterlo dentro, vedere di quanto si discosta e così via, finché non ho una iterazione che converge. Ora, è chiaro che se in un circuito così banale io mi devo andare a fare l'equazione trascendente per calcolarmi la corrente, non ci siamo. In generale, oppure potrei andarmi a fare una simulazione con SPICE, potrei prendere il circuito, metterlo in SPICE e trovare il valore esatto della corrente e della tensione ai capi del diodo. Chiaramente questo, diciamo, l'idea di ottenere un valore esatto in realtà contrasta molto con la necessità che uno ha, quando ha un circuito così semplice, di trovare subito un risultato. Poi magari lo vai a affinare con la simulazione, però tu un'idea di quali sono le grandezze in gioco le dovresti ottenere immediatamente. Allora è chiaro che se io voglio utilizzare il metodo esatto, analitico, per studiare questi circuiti, qua ci abbiamo messo un diodo e una resistenza, non ne veniamo fuori. Quindi in generale, quando si ha a che fare con questi circuiti, a maggior ragione poi quando vedremo oggetti più complessi, noi dobbiamo trovare dei metodi che non sono precisi alla virgola, ma che ci consentono un'analisi immediata del circuito. Allora, noi che chance abbiamo rispetto a questa topologia? Abbiamo una serie di possibilità. Una delle possibilità è quella di utilizzare un metodo di risoluzione grafico. Che significa un metodo grafico? Significa che se io ho un componente elettronico posso, senza troppa difficoltà, ottenerne la caratteristica tensione corrente per via grafica. Come faccio? Pure nel nostro laboratorio noi abbiamo il tracciatore di caratteristiche, che è una macchina compatta, tu ci metti il componente, si applicano le tensioni, si leggono le correnti, si diagrammano le tensioni e le correnti e uno ottiene la caratteristica del dispositivo. Ma anche se uno non lo vuole fare con il tracciatore di caratteristiche, si mette con un generatore di tensione, un amperometro, se la misura per punti e ottiene in forma grafica il legame tra la tensione ai capi del diodo e la corrente del diodo. Quindi immaginiamo che per una via grafica io ho ottenuto questa curva. Questa curva qua non è altro che questo pezzo qua, è l'equazione del diodo in forma grafica. Chiaramente questa equazione io la devo risolvere insieme a questa, che è il vincolo, cioè la legge che mi regola, che mi lega il dispositivo diodo con quello che ci ho messo ai suoi capi, la batteria e la resistenza. Quindi questa qui non è altro che un'equazione che mi, diciamo, in qualche maniera individua il carico che io ci ho messo sul circuito. Quindi questa equazione, che la riscrivo qua, prende il nome per l'appunto di retta di carico, io la posso disegnare sullo stesso piano della caratteristica. Come la disegno? Vado a considerare come si disegna una retta. Quando BD è uguale a 0, quanto vale la corrente? ID sarà VDD su R, VDDR li abbiamo fissati, e un numero. Quindi quando VD è uguale a 0, ID sarà un punto VDD su R. Un altro punto me lo calcolo imponendo che la corrente sia nulla. Qua
quando la corrente vale 0, VD vale proprio VDD. Quindi mi individuo un altro lotto. Ok, quindi la retta di carico, poi altro non è che l'equazione, diciamo, di Kirchhoff alla maglia, io la vado a disegnare sullo stesso grafico dove ho a disposizione la caratteristica del diodo. Chiaramente, se ho ricavato due punti, per due punti passerà una sola retta, l'intersezione della retta di carico, cioè del vincolo che ci ho messo con il dispositivo, mi individua un unico punto. Questo punto, che generalmente si indica con Q, punto di lavoro, punto di riposo, punto di quiescenza, lo potete trovare denominato in tutti i modi, in realtà quel punto rappresenta il punto in cui effettivamente il circuito si mette a funzionare. E quindi uno si può ricavare la tensione effettiva ai gradi del diodo e la corrente effettiva ai gradi che attraversa il diodo. Diciamo che noi spesso utilizzeremo un metodo di soluzione grafico, però a guardare bene anche questo metodo in realtà presuppone la conoscenza comunque della caratteristica del diodo, comunque presuppone un certo lavoro e quindi possiamo probabilmente trovare anche dei metodi più, chiaramente in questo caso qua la soluzione è esatta, perché noi andiamo a intersecare la reale caratteristica del diodo con la retta di carico, quindi da qua abbiamo una soluzione esatta. Però anche questa richiede un certo lavoro. Allora, sempre sulla strada di pensare a delle soluzioni più rapide, anche se meno esatte, probabilmente possiamo, diciamo, ancora trovare qualcosa di più semplice. La cosa più semplice che possiamo fare qual è? È dire, ma e se io lo considerassi completamente ideale questo diodo, di quanto sbaglio? E quindi rappresentare il diodo con il suo modello ideale. Abbiamo visto che quello là è sempre in polarizzazione diretta, perché attenzione, noi ce l'abbiamo applicata sempre positiva all'angolo. Quindi noi potremmo dire, ma allora io sai che faccio? Lo considero sempre un cortocircuito. Di quanto sbaglio? Se faccio questa approssimazione, il risultato è immediato. Quanto vale la corrente? A questo punto V uguale R per I, quindi la corrente che circola qui dentro è VDD su R, basta, sono 5 volt su 1 kiloohm, sono 5 milliampere. La corrente quindi a 5 mA, la caduta ai cavi del diodo quant'è? È 0, lo supposto ideale, pensato, immaginato che fosse un cortocircuito, l'ho risolto immediatamente. Chiaramente, diciamo, questa è
un'approssimazione molto forte. Però possiamo fare una cosa meno brusca, ma che ci dà un risultato molto prossimo alla soluzione effettiva. Qual è? Ricordiamoci la proprietà che ha il diodo in polarizzazione diretta. Abbiamo detto la corrente, in realtà, anche se cambia di molto, la caduta ai cavi del diodo grosso modo non si muove molto, resta abbastanza costante. Allora noi possiamo ritenere con buona approssimazione che il diodo, quando conduce una corrente, la conduca con una caduta di tensione ai suoi cavi di 0,7 volt. Beh, la caduta ai cavi del diodo quando passa una corrente ragionevole, quindi milliampere, oscilla tra 0,6, 0,7, 0,75. Oltre questi numeri non ci arriva, perché l'equazione è un'equazione esponenziale. Allora, che errore commetto io se dico, vabbè, è 0,7, utilizzo un modello a caduta costante. Noi utilizzeremo sempre questo. Quindi, per noi, quando un diodo conduce, conduce una qualsiasi corrente con una caduta ai suoi cavi che vale 0,7 volt. Quindi useremo sempre il modello a caduta costante. Questo che cosa vuol dire dal punto di vista pratico? Vuol dire che ogni volta che io ho un circuito dove c'è un diodo, e questo diodo in polarizzazione diretta, io questa tensione qua la prendo pari a 0,7. Allora l'equazione adesso che cosa diventa? Diventa VDD è uguale a VD più R per I, dove questo è 0,7. Quindi VDD è uguale a 0,7 più RI. Quindi la corrente del diodo non è altro che VDD meno 0,7 su R, ossia 5 meno 0,7 diviso 1 kilo, 4,3 mA. Come vedete, in questo modo noi non abbiamo immaginato che il diodo sia un cortocircuito ideale, abbiamo comunque considerato una caduta ai suoi cavi, però i calcoli sono estremamente semplici e soprattutto il risultato, se voi andate a vedere sul libro dove fa il risultato utilizzando il metodo iterativo perfetto, con tutti i calcoli, il D viene 4,23 mA contro i 4,3 mA che noi abbiamo calcolato con questo modello, e la tensione ai cavi del diodo è 0,76 mV contro i 0,7 che noi abbiamo imposto. Quindi, con una semplicità di calcoli estrema, noi abbiamo comunque risolto con una buona approssimazione il circuito e quindi un'idea noi di massima ce la siamo fatta subito. Dopodiché uno prende il simulatore, ci mette dentro tutti i componenti che vuole, il simulatore, cioè i modelli precisi, vi dà la soluzione esatta, ma voi una prima analisi manuale l'avete ottenuta all'istante. Quindi noi in questo caso e in tutti i casi dove vedremo strutture di questo tipo, noi lavoreremo sempre con il metodo a caduta di tensione costante.